Allora, ecco qui un mazzo di carte. Come si può vedere, tutte le carte sono diverse. Diamogli una mescolata, una bella mescolata all'americana, così. E poi lo spacchiamo un po' di volte. Insomma, il mazzo è ben mescolato. Adesso vorrei che lei prendesse questo mazzo e iniziasse a contare una alla volta delle carte sul tavolo. Naturalmente queste carte le può prendere dalla cima, dal centro, dal fondo del mazzo, ovunque lei preferisca. Ok? Perfetto. Ora prenda questo mazzetto e a sua volta lo divida in altri due mazzetti contando le carte, una a destra e una a sinistra sul tavolo. Perfetto. Ok. In questo modo adesso abbiamo due mazzetti e in cima a questi mazzetti ci sono due carte. E in particolare queste carte sono il 9 di cuori e sull'altro mazzetto invece abbiamo la regina di picche. Ora le voglio mostrare che qui ho due lastre di plexiglass. Su una lastra ho un triangolo, come può vedere, mentre sull'altra invece è presente un cerchio. Ora tenga queste lastre di plexiglass. Qui dentro questa bustina, ho una previsione. In particolare ci sono due carte. Ora scelga dove mettere il triangolo e dove invece posizionare il cerchio. Allora, il triangolo, per esempio, lo mette sulla regina e il cerchio, ovviamente, sul 9 di cuori. Come ho detto prima, in questa bustina ho due carte. E la cosa strana è che queste due carte non sono carte qualsiasi, ma sono esattamente le due carte scelte, ma non solo, hanno anche i simboli che lei ha scelto di mettere su ciascuna carta.